a tutti, io sono Octi di Pura Fibra Italiana. In questo video parleremo dell'evento del Frozen King, cioè lo andremo a vedere e rivedere da varie angolazioni, varie cose. Io me lo sono perso perché ero con mia morosa in quel momento e quindi chiaramente non ho potuto giocare a Fortnite perché ero impegnato. Però ho deciso di farne subito un video in modo che anche coloro che non l'hanno visto possono vederlo. Io vi ricordo di iscrivervi comunque al canale e di attivare la campanella che trovate subito vicino al tasto iscriviti per non perdervi altri video. E adesso andiamo subito a vedere appunto l'evento. Ho già skippato 1 minuto e 40 di video completamente inutili e l'evento praticamente sta per accadere. Come vedete là ci sono già un sacco di persone. Per fortuna nessuno voleva ammazzare gli altri. Per fortuna, perché veramente la gente che uccide durante questi eventi. Ed ecco qua che parte. Ecco qua che parte. Allora, la palla è sparita nel nulla. È sparita la neve. E boom, si crea il fantasma del re di ghiaccio. E attenzione, vediamo cosa fa. Cosa fa? Ok, sta caricando. Vuole ucciderli tutti. No, sta tipo caricando un colpo. E sta ricreando della neve intorno a lui. Ok. Cosa sta facendo? Oh, sta spingendo la neve. Ha spinto la neve. Ha spinto una bufera di neve per tutta l'isola. Per tutta l'isola. Ok. La neve, cioè la neve ha ricoperto tutta la mappa. E non solo, una fitta nebbia sta veramente ricoprendo tutta la mappa. Sì, la mappa è tutta innevata. Tutta innevata la mappa. Le uova sono però ancora lì. Quindi le uova ancora non c'hanno nulla da... Vediamo intanto in questo video la bufera che copre tutta l'isola e la trasforma innevata. Non so se è stato un cambiamento netto oppure se è stato secondo per secondo. No ragazzi, è stato un secondo per secondo. Non è stata una cosa netta. Vedete che c'è tutta la neve che avanza piano piano. Vedete, piano piano per tutto. Che figata. Che figata assurda. No, ragazzi, andiamo a rivederla questa roba. Andiamo subito a rivederla. Cioè praticamente, eccolo lì, il re dei ghiacci, che dopo aver caricato il suo super colpo sfodera tutta la sua energia e riempie la mappa tutta interamente di neve e di nebbia e di mostri ghiacciati che poi andremo a vedere. No, veramente l'Epic Games si è superata stavolta come tutte le altre volte. Veramente quando l'Epic Games fa sti eventi sono veramente delle cose fighissime, assolutamente. Guardate, anche un terremoto addirittura e cioè veramente che figata. Che figata su tutta la mappa innevata. L'abbiamo già vista a Natale chiaramente, ma non tutti hanno giocato a Natale, perché chiaramente a Natale si è in festa eccetera. Finalmente potremo goderci la mappa tutta innevata. Ho addirittura un video cinematico dell'evento, quindi andiamo a vederlo, perché veramente voglio vedere che cosa ci aspetta. Allora, qua vediamo il re dei ghiacci con all'interno il frammento del cubo che abbiamo visto che Aim ha rubato per lui da dove, diciamo, il sponde del saccheggio. Appunto, da sponde del saccheggio Aim, che a quanto pare è un servitore del re dei ghiacci, ha rapito il blocco di cubo e lui ha usato la potenza del blocco di cubo per ricreare un'immagine enorme di se stesso nel cielo, veramente enorme, e usare tutta la sua energia per scaraventare una tempesta di ghiaccio, di neve, di mostri sull'isola di Fortnite. I mostri, i suoi diciamo inservienti, possiamo dire così. Il re dei ghiacci è proprio un birbante. Vediamo un po'. Lui scatena tutta la sua energia e la spinge via per tutta l'isola. Qua è addirittura buggato, questo pezzo qua è buggato. Non si vede per metà il coso, lo vedete? Che storie. Qua possiamo vedere in gigante il re dei ghiacci e addirittura l'aurora. E qua lui carica il suo colpo e scaraventa tutta la bufera sull'isola di Fortnite. Che ancora non si sa se abbia un nome oppure no, sta isola di Fortnite, veramente. Non si sa se abbia un nome o no. Boh. E qua la scaraventa tutta e tutta l'isola diventa... cioè, come se ci fosse una valanga e diventa ghiacciata improvvisamente. Bellissimo questo effetto che hanno fatto. Cioè, veramente, ragazzi, per fare una cosa così ce ne vuole. E l'Epic Games si è superata. Vediamo qua da un'altra prospettiva, di nuovo. Lui che diventa gigante, inizia a caricare il suo colpo dopo aver ottenuto tutto il potere del frammento del cubo. Inizia a caricarsi, sembra proprio che voglia acchiappare una mucca, tipo che fa
poi inizia a tirare. No, no. Guardate la bufera tutta caricata che va per tutta l'isola di Fortnite. Veramente, veramente un evento stupendo. Peccato essermelo perso. È il primo evento di Fortnite che mi sono perso, ma spero sia l'ultimo. Ragazzi, capitemi, ero con mia morosa. E quindi... quindi questo è ciò che il re dei Lich ha combinato. Ora però veniamo alle cose serie, ossia quello che ne penso io e altre discussioni. Si sta parlando su Reddit ultimamente di come certe skin vengono avvantaggiate con quest'ultimo aggiornamento. E queste skin sono le skin bianche e azzurre. Queste skin qua quindi danno un vantaggio in game. Queste skin qua insieme ad altre, per esempio quelle azzurre. Quindi vediamo un paio di skin azzurre che possono aiutarci in game o di skin bianche. Allora, la skin dei troll sicuramente è una delle skin migliori che possiate usare di questi tempi, perché veramente le skin bianche e azzurre sono più difficili da vedere, e quindi soprattutto quelle ghiacciate, tipo di lui ghiacciato o del corvo ghiacciato, sono veramente difficili da vedere. E un'altra skin azzurra che potete usare è Carburo. Sinceramente però una skin che sicuramente tutti avete è quella di Lynx azzurra. Quindi se volete un consiglio, in questo momento la cosa migliore da fare è utilizzare queste skin qua azzurre. Niente zaino, chiaramente il piccone possiamo usare sempre questo, sempre azzurro perché ci sta. Il deltaplano chi se ne frega, usiamo questo perché è azzurro, e anche questo perché c'è la neve. Se siamo così abbiamo un vantaggio in game non da poco. Adesso l'ultima cosa che direi di andare a fare è di vedere cos'è questa tempesta di ghiaccio in singolo, eccetera eccetera. Una cosa, nello shop abbiamo la regina dei ghiacci. Non si sa che cosa sia successo, non si sa se sia appena stata svegliata dal re dei ghiacci, che l'abbia appena risvegliata. Abbiamo qua sia il suo piccone glaciatore, sia lei. Se volete shoppare questa skin, comunque vi invito a supportarmi come un creatore e a non credere a tutti quegli youtuber che dicono che se li supportate come creatore parteciperete a dei contest per delle skin o per dei V-Bucks o per qualsiasi cosa, perché ve lo ripeto, noi possiamo sapere quanta gente ci supporta ma non chi ci supporta. Quindi se non volete farvi prendere in giro, comunque supportate almeno chi è onesto. Se volete farlo, OTPFI, tutto minuscolo, tutto attaccato. Ma ora direi subito di andare appunto a Tempesta di Ghiaccio singolo per provare un po', per vedere. Anche perché sono state sbloccate poi le nuove missioni. Sfide Tempesta di Ghiaccio completate, distrugge le fiere del ghiaccio, infligge danni alla leggenda di ghiaccio con armi esplosive. E poi una volta sbloccate 13 di queste sfide si ottiene questa fighissima slitta. Quindi comunque, e poi in ogni caso ci dà tanta esperienza che ci aiuta magari ad arrivare a livello 100 entro la fine del Battle Pass, che è tra 39 giorni, quindi in realtà di tempo ne abbiamo. I caricamenti al server sono veramente lenti, non capisco perché sinceramente. Sono anche le 2:40 di notte, teoricamente il server europeo dovrebbe essere vuoto. Un mistero ancora irrisolto è questa cosa qui. Se vi ricordate, intorno alla sfera c'era questa specie di orologio. E se vi ricordate bene, all'inizio di questa season questo orologio è stato inserito nella mappa. Che collegamento c'è tra le due cose? C'è effettivamente un collegamento? E perché queste due lancette mancano? Chi lo sa? Proprio per questo, ragazzi, proprio per questo mi butterò proprio lì, all'orologio, per vedere se qualcosa è cambiato. Questo è l'interesse che mi spinge a cercare, cioè che mi spinge di più a essere rivelato, ecco, diciamo, il segreto che più mi interessa svelare. Intanto vediamo tutta la mappa completamente innevata, come abbiamo visto nei vari video, eccetera eccetera. Sicuramente in qualche punto della mappa c'è ancora qualche bughetto, ma capite, dai ragazzi, è già stato un evento fighissimo. Allora, cioè vedete, sono completamente azzurro. In questa nebbia qua chiaramente mi disperderei come nulla. Allora, vediamo se lì è cambiato qualcosa. Sinceramente non credo, non credo sia cambiato qualcosa. Però mi interessa tanto scoprirlo. E ora mettiamo questo deltaplano in questo modo, così vi faccio suspense finché non arriviamo. No ragazzi, non è cambiato assolutamente nulla. L'orologio è completamente identico, completamente intoccato. Non so cosa significa questo, ve lo dico sinceramente. Non so se abbia un significato, se veramente l'orologio c'entri qualcosa. Però il richiamo era palese. Cioè era palese che intorno alla sfera ci fosse appunto quella specie di... Addirittura ci sono le schegge lanciate appunto dal re dei ghiacci che spawnano i mostri. Un po' come è successo... Ai. Vediamo se questi mostri danno qualcosa, perché ragazzi ancora non lo so. Droppano solo munizioni e niente armi a quanto pare questa volta. Perché tempo fa droppavano anche le armi, invece adesso sembra che droppino solo munizioni. Il che non è che mi entusiasmi più di tanto, proprio perché tempo fa mi piaceva lootare loro perché davano armi strabuone anche. Invece adesso a quanto pare no. Noi possiamo anche danneggiare questo per farlo distruggere prima. E cosa ci dà una volta distrutto? Ah, una volta distrutto ci dà le armi. Ah no,
No, allora sì, guarda, droppano armi. Però le droppano molto più, più con difficoltà rispetto alle volte precedenti. Interessante come cosa, interessante. E droppano anche meno materiali. Sì, li hanno un po' nerfati rispetto a quelli di Halloween. Quelli di Halloween erano più forti da questo punto di vista, perché droppavano più roba. Guardate, questo pezzo di mappa è completamente buggato. Ok.